l'ABC del business e della tecnologia? Io sono Rudy Bandiera, vieni a scoprirlo con me su Aruba Business Community. Di Green Me e Massimo Bandinelli di Aruba Business e parleremo di un tema incredibilmente importante per il nostro futuro, la sostenibilità. Questo argomento, questo discorso che in questi ultimi anni, 2-3 anni, si è un pochino diluito all'interno di altri argomenti certamente altrettanto importanti ma di portata meno futuribile, perché comunque quando parliamo di sostenibilità parliamo del nostro futuro, della nostra vita, dei nostri figli, del nostro pianeta. E oggi lo vogliamo fare con qualcuno che di sostenibilità si occupa da molto tempo, ovvero da 10 anni, con Green Me. Ne vogliamo parlare con Green Me perché se ne occupa in maniera professionale. Pensate che è il primo sito che si occupa di sostenibilità tra i primi 100 media digitali italiani e lo fa parlando a milioni di persone ogni mese e a milioni di follower sui social. Daniele, come possiamo parlare di sostenibilità senza equivoci, ovvero risultati concreti, cosa che ci piace, o greenwashing, cosa che non ci piace? Diciamo che sin dalla nascita di Green Me nel 2009, peraltro quando queste tematiche ancora non erano mainstream, il nostro obiettivo è sempre stato quello di divulgare, comunicare, diffondere stili di vita sostenibili in una forma pop, popolare nel senso letterale, e anche positivo del termine, cioè in una maniera che arrivi a più persone possibili. Aggiungo che oggi parlare di sostenibilità significa parlare di tutto. Crediamo che non ci sia sostenibilità senza etica e senza rispetto, e sono tematiche che ovviamente trattiamo nei nostri canali. Che cosa vi ha spinto a scegliere Aruba Business per il vostro viaggio come partner? Diciamo che oggi Green Me ha una community social che conta 1.200.000 follower distribuiti nelle varie piattaforme. Per quello che riguarda il sito greenme.it abbiamo stabilmente oltre 10 milioni di utenti unici mese e arriviamo a dei picchi anche di 20-24 milioni di pagine viste. Sono numeri importanti per i quali abbiamo bisogno di performance che garantiscono questo livello di traffico. Sono numeri importanti e bellissimi peraltro, che richiedono però delle risorse. Come avete reagito a queste richieste? Allora, Aruba Business in generale nasce per supportare i professionisti del web, quindi aziende che costruiscono molti siti. In alcuni casi alcuni di questi siti hanno bisogno, diciamo, di più performance, no? Quindi di più piattaforma. Green Me nasce 10 anni fa su un hosting, oggi è su una piattaforma private cloud completamente gestita da noi, e questo nasce dall'affiancamento costante, proprio dalla partnership di cui parlavi prima, fra il partner e Aruba Business, che da un certo punto di vista offre tecnologia ma anche sostenibilità. Quindi esistono soluzioni che, oltre a mirare alle performance, che ovviamente è corretto, mirano anche alla sostenibilità. Sì, noi possiamo dire con orgoglio che, oltre ad alimentare tutte le nostre infrastrutture con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, produciamo energia elettrica con le nostre centrali idroelettriche e con tutti gli impianti fotovoltaici sui data center. Aggiungo che noi siamo nativi digitali, ma non abbiamo chiaramente questo tipo di competenze verticali in casa, ed è il motivo per cui ci affianchiamo a un partner come Aruba. È altresì importante notare per noi l'anima sostenibile di Aruba, come ci ha appena spiegato Massimo. Ma quindi, per ottenere dei risultati concreti servono due cose, un equilibrio tra due cose, che sono ottimi contenuti e un'infrastruttura tecnologica che funzioni. Adesso a questo punto io voglio fare una domanda che secondo me è la domanda più importante di tutti, almeno per quello che riguarda me, sono incredibilmente interessato da come si crea una community, qual è il segreto? È la domanda delle domande e io ti risponderei: non c'è un segreto. Ecco. Dal nostro punto di vista, diciamo, lavoriamo su due grandi aree, l'onestà e la coerenza da una parte e l'ascolto dall'altra. Onestà e coerenza nei confronti dei nostri lettori, che tramutiamo anche in onestà commerciale. Vogliamo avere all'interno di Green Me solamente aziende che rispecchiano i nostri valori, ed è per questo che abbiamo anche una blacklist di aziende e settori che non vogliamo e non possiamo accettare.
Per quello che riguarda l'ascolto, invece, cerchiamo di ascoltare anche i nostri utenti e tramutare il loro bisogno in un messaggio che veicoliamo attraverso i nostri canali, che siano social o sito. Ascolto, che è stato l'ingrediente fondamentale per far crescere l'infrastruttura di GreenMe in questi anni fino a quella che adesso, e per supportare il loro sito. Grazie mille ragazzi, grazie, perché questo tema non è un tema per nulla banale. Il tema della sostenibilità è un tema che ci riguarda tutti, riguarda il nostro futuro, i nostri figli, il nostro pianeta. Quindi grazie per averlo spiegato in maniera semplice e non superficiale. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Come fare per portare la grande urgenza, il grande tema della sostenibilità al numero massimo di persone? Primo, dobbiamo ascoltare la community. Dobbiamo ascoltare che cosa ha da raccontarci, che cosa ci chiede, che cosa ci dice. Secondo, non accettare nemmeno a livello commerciale e di sponsorship attività insieme ad aziende che non siano compatibili con i nostri valori. Terzo, approcciarci a partner che siano sostenibili e che siano in grado di gestire i nostri picchi di traffico.